Loredana Cannata, buongiorno. Buongiorno. Allora, questo è il mio paese, una fiction in cui si parla molto di donne, no? Perché c'è un comune che praticamente è in mano alle donne e anche tu sei una donna di Calura, questo è il nome del paese. Raccontaci del tuo personaggio. Il mio personaggio è un capitano dei Ross, quindi dell'antimafia. E... quindi sei quella con la pistola? Sì, sono la ragazza con la pistola. Una tipa tosta, mossa da coraggio, ideali. E bellissimo, ho adorato fare questo personaggio. Ci sono cose di lei, insomma, che penso mi somiglino e quindi ero felice di entrare nei suoi panni. E quindi effettivamente sì, un paese al femminile con un sindaco donna, con un capitano donna. C'è una meraviglia. Sì, è un po' forse dove il mondo sta andando, no? Per riprenderlo questo mondo ha bisogno delle donne al comando. Hai detto che in qualcosa ti somiglia questo personaggio? Sì, negli ideali, nel voler portare un po' di giustizia in questo mondo. Io credo fermamente che un mondo migliore sia possibile, solo che dobbiamo farlo. Io faccio la mia parte, come in quella favola africana in cui tutti gli animali scappavano dall'incendio e solo un uccellino con una goccia d'acqua volava in senso contrario. Il leone gli fa: ma dove vai? Cosa pensi di fare con una goccia d'acqua? E l'uccellino, seguendo la sua direzione, io faccio la mia parte. Che bella questa cosa! Senti, a proposito di parte, in teatro sei appena stata Marilyn Monroe, sì. Un mito, sì. Un mito. Il mio mito poi per me è stato veramente un rendere omaggio e ringraziare la stella che mi ha portata fino a qui, perché se io sono qui adesso per lei, decisi di fare l'attrice a 7 anni trovando una sua piccola foto e in tutti questi anni ha continuato a darmi ispirazione, forza e quindi volevo fare un monologo e ho pensato che Marilyn potesse essere qualcosa che a tanti, a tutti interessa, perché è veramente universale, mondiale, infinita e però ho scritto il testo usando solo quello che lei scrisse disse di se stessa, perché dopo la sua morte ovviamente tanti hanno detto la qualsiasi cosa e volevo andare a cercare la verità, lei, e quindi solo cose che di certo sono state dette e scritte da lei, e un modo per darle voce e verità. E poi farei anche romanzo siciliano per la televisione. Sì, sì, non so quando andrà in onda, perché era alle 5, e lì faccio una pupa del boss. Un altro tipo di personaggio, ma mosso anche lei effettivamente da grande amore, solo che ama un boss. Perché tanto alla fine poi è sempre l'amore che fa girare il mondo. Alla fine sì. E con questo possiamo chiudere. O l'amore per i soldi, o l'amore per l'amore, o l'amore per gli animali, è questo che fa girare il mondo. Grazie. Grazie.